patologie fanno parte della vita. La biologia senza patologie non esiste, non lo sappiamo. E l'esempio della xylella, di cui tutti chiacchierano, centratissimo. Quindi la nostra, qualsiasi biologia, compresa la nostra, in funzione di come ci comportiamo, abbiamo un rapporto diverso con le patologie. Non entro negli aspetti della genetica, ossia chi è più predisposto, non so, a una patologia, non entro, però sulle patologie. Quindi, bellissimo proprio. Non lo dico con forza, perché è raro sentire delle considerazioni così, così chiare e così ben esposte. Ho avuto la strada spianata, siamo in un momento di green economy, noi abbiamo visto la green, io ho visto la green evolution, io ho finito l'università nel 71, molti di voi non erano nati, e cominciava la green revolution, no? Tutto avanti, non avete sentito, adesso siamo su un altro aspetto. Quindi green and clean, Unione Europea, gli obiettivi sono molto evidenti, fino al 30 avremo energia a fonte rinnovabile, no, via dicendo. Cosa sta cambiando? Stanno cambiando come si deve produrre, i processi produttivi, le scelte, il nostro cibo, la mobilità, chi è che non ha una bicicletta, cioè sta cambiando in una maniera, guardate che fulminea, non è qualcosa che è domani, no, è oggi. Le abitudini e via dicendo. Questo è rovescio non perché sia rovescio la via, ma è rovescio nel senso che l'uomo non è al centro dell'universo, ma al centro dell'universo è il terreno. Perché il terreno dà da mangiare a tutti, quindi la base là in alto, e poi viene giù, quindi poi ci sono tutta la catena alimentare. Noi siamo dei predatori, ci mettiamo insieme a tutto il resto. Qui l'abbiamo visto abbastanza bene, noi dovremmo fare un'agricoltura più consapevole, utilizzo dei mezzi, consumo delle risorse, terreno, un capitale, poteva dirlo benissimo il dottor Sonne, un grandissimo patrimonio al quale noi attingiamo, è come un capitale in banca, no? Dove si attinge, però si muovono stati del conto può essere scoperto, no? Ossia non funziona più, sentivo i vari aspetti del terreno che diventa poco produttivo, i concetti variamente improduttivo. Questo succede un po' su tutto, no? Siamo in una fase in cui produciamo le cosiddette commodities, guardiamo costi e ricavi e basta, no? Abbiamo avuto questo aspetto molto forte. E non sono prese in considerazione le conseguenze, per esempio che abbiamo il terreno in depauperamento, oppure le conseguenze che inquiniamo, la più grande, permettetemi, la più bella valle che abbiamo in Italia, la del Po, è inquinata, si parla poco, si dice poco, e l'agricoltura contribuisce pesantemente. Quindi sia produrre latte, cereali, carni, via dicendo, siamo un po' in questa situazione. Externalities vuol dire gli effetti secondari, ecco, di quello che uno per produrre un chilo di grano, per produrre un chilo di uva, qualsiasi cosa. Quindi è un mercato cosiddetto un po' occulto, che non si vede, è una grave distorsione anche sul prezzo, perché di solito non si è... Il consumatore non lo capisce abbastanza, per esempio nei prodotti bio o simili. Niente, poi le conseguenze escono dai bilanci delle aziende, dei privati, ma finiscono nei bilanci collettivi. No? Il risanamento, quindi la cosiddetta fiscalità generale, la sanità, le bonifiche. Vado un po' veloce, troppo? No, un mese. Ok. Allora... siete qua per una
grandissimo prodotto che non è una prima necessità. Prima mangiamo riso, pane, no. No. Lo dico francamente, il vino si può vivere anche senza vino, però il vino è una cosa meravigliosa, meravigliosa, no? Nel senso che prima ci spamiamo, insomma, una mela. Quindi nel caso specifico del settore vino si ignorano spesso le conseguenze delle pratiche, è già stato abbastanza introdotto, e quindi bisognerebbe rivedere un po' tutto questo aspetto dell'economia del vino e anche l'etica specifica. Può capitare che il vino risenta di questo, quindi non abbiamo una viticoltura, ma abbiamo molte viticolture, diverse viticolture, mentre a produrre il riso, il frumento, abbiamo fondamentalmente un'agronomia, un protocollo abbastanza chiaro. Nel fare il vino abbiamo delle differenze molto importanti. Per esempio possiamo arrivare a dei casi dove facciamo, guardate questa qui è una la Toscana, sono tutte foto che ho fatto io, guardate la differenza, questo è reale, non è da cartolina. A sinistra una sistemazione secondo le curve di livello, e a destra la vostra viticoltura, chiamiamola moderna, no? Dove secondo le curve della massima pendenza già parla da sé che non ha nessun futuro, no? Proprio per le conseguenze di erosioni e via dicendo. Oppure dall'altra parte, quella a destra del Piemonte e questa è ancora Toscana. Cosa comporta questo? L'uso generalizzato di pochi vitigni, è già stato anticipato, la standardizzazione dei costi e soprattutto la minore durata degli impianti. Se voi chiedete, se per caso qualcuno è nel settore, una volta la vigna la faceva un signore che poi la passava al figlio, il figlio a sua volta la passava, quindi erano come minimo tre generazioni, no? Oggi si fa 18-20 anni finito. Quindi è proprio un'aggressività che fa riflettere. Enfatizzo ancora il vero capitale sul quale possiamo fare è il terreno, perché conferisce originalità e carattere specifici al vino, che sono la forza poi commerciale e la bellezza, anche che se uno ha anche i territori sufficientemente limitati, abbiamo una variabilità di offerte di gusti che fa il commercio. Cosa può succedere? I problemi, compattamento, erosione, vita biologica. Vita biologica significa che il terreno non è qualche cosa così. Il terreno è un essere vivente molto complesso, no? L'abbiamo sentito benissimo, io lo ribadisco. Sia in microbiologia, sia in forme molto più evolute, ai cosiddetti lombrichi. Quindi questo è un carattere che già va nella direzione per produrre dei vini di alta qualità. Alta qualità oltre il gusto. Niente, quindi le conseguenze le potete anche leggere, direi che soprattutto perdita di carattere originali e può anche avere dei rischi per la salute. Poi il capitale vitigno, quindi percorro il binario, dottor Sonno che un po' l'ha tracciato, l'importanza del concetto vitigno-territorio, la conservazione della variabilità di vitigno è una popolazione di tipi, quindi anche le selezioni troppo strette geneticamente, si dicono clonali, portano a ridurre la variabilità e quindi a rendere più debole il materiale biologico. Quindi importante la conservazione della variabilità genetica e il buon uso. E naturalmente operare con degli interventi gestionali sulle vigne più normali conservazione di sostanze organiche, grande variabilità botanica nelle vigne in funzione della stagione vegetativa. E poi la cantina. La cantina è semplicemente il luogo di elaborazione dei vitigni. Sappiamo, no? Enologia cosa vuol dire, no? Leggere vino, quindi praticamente è la legge, e le leggi che trattano, la prima legge, faccio una
parentesi, non so se sapete, c'è un organismo internazionale che si chiama OIV, al quale aderiscono tutti i paesi mondiali, significa Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, per discutere praticamente un consiglio mondiale nel quale si definisce la legislazione. La sede a Parigi. Il primo articolo recita che il vino è il prodotto esclusivo del frutto della vitis vinifera sativa, punto a capo. Non dice altro che poi io faccio questo, tiro, metto, aggiungo, no. Questo è mondialmente riconosciuto. Quello che è un po' successo recentemente, no? Io non sono il giudice, io osservo, non è che voglia. Comunque per allontanamento dei criteri di vocazionalità, perdite di biodiversità, alterazione dei paesaggi agrari, guardate la bellezza toscana, accidenti, piuttosto che fare un vigneto sgarruppato è meglio lasciare il bosco, no? Voglio dire. Il valore è la bellezza. Compromissione di alcune funzioni agronomiche, riduzione della durata produttiva, ecco, lo accennavo prima, guardate che è grave questo. Il vigneto storico ha delle proprietà che superano anche alcuni aspetti classici della fisiologia, cioè riesce a fornire delle valenze enologiche nettamente superiori alle mie. È un po' come la vita di una persona. Io che sono vecchio, lei che è giovane, abbiamo un passo diverso, no? Però tutti e due magari no? Insieme. Ora, è un patrimonio riuscire a conservare il vigneto in età avanzata. Ecco, questo è un concetto che magari a volte si spazzolava, come dire, no? Un po' con una certa velocità e assolutamente con imperizia vorrei anche dire. La Toscana purtroppo ha avuto un momento, come dire, no? Dopo un momento non felice, diciamo negli anni un po', ha fatto 70-90, ha avuto un momento un po', lo dico chiaramente, anzi vorrei portare in discussione. Allora, se noi non produciamo bene, siamo costretti in cantina a cercare di recuperarlo, perché è la palissiano, è molto semplice. Se uno ha un gran bel frutto, un gran bel grappolo, in cantina segue, ma non che si fa da solo, no? Allora l'esperienza e la capacità dell'uomo, quindi al centro del meccanismo, è sempre l'uomo, l'artigiano, chiamandolo come volete, no? Il professionista, ma è l'uomo al centro. Che segue, perché la fermentazione la fanno i lieviti, non è necessario di aggiungere, i lieviti ci sono in natura ovunque. Poi pensate al concetto della fermentazione, anche qua dentro ci sarà qualcosa che fermenta, no? Cioè, c'è tutto, basta saperlo seguire, saperlo raccoglierlo e soprattutto saperne vedere la funzione e il percorso che deve fare. Per cui, per poter fare dei vini senza interventi in cantina, bisogna partire da che cosa? Da dell'uva perfetta. Ecco, questo è il grande concetto. Se uno ha dell'uva perfetta, dopo sei questa lì, guarda, ma non da sognatore, da esperto, osserva, assaggia, prevede, pulisce, sposta, fa tutte operazioni di adattamento e di diciamo così, di seguire, non intervenire, ecco, questo è chiaro, non so se... Ditelo, se sentite i casi due, ci capiamo. Vino naturale. Cosa vuol dire vino? Secondo lei cosa vuol dire? No, chiaro. Cosa vuol dire vino naturale? Non trattato di vino. Vabbè, sentiamo un'altra risposta, dai. Cosa vuol dire vino naturale? Difficilissimo, cavolo. Sì. Dai, vediamo.
Ecco, che viene dalla natura. Bene, mi basta questo. Allora, che cos'è la natura? Allora, faccio un'altra domanda. Cos'è la natura? Dai, la faccio breve, non vorrei fare. Allora, la natura non sa che esistiamo noi, siamo d'accordo. Tutto quello che è fuori, e quale l'umano non ha messo le mani, non sa che esistiamo noi. Noi siamo nati ieri, invece qui. Allora, il termine natura, e faccio un concetto agronomico, se voi non fate niente, cominciano a crescere i rovi, no, crescono i rovi, e perché crescono i rovi? Perché le pecore non vadano a mangiare, no, è ovvio, no? Volevano difendere il territorio. E poi nel frattempo nasce il ciliegio, nasce noce, nasce la quercia, no? E quindi le pecore o chi per esse non vanno a disturbare, quindi in sostanza facciamo il bosco, no? Poco per volta, va in quella direzione lì, quindi naturale per noi vuol dire disordine, è chiaro? Cioè non è un concetto razionale umano, ma è un concetto di disordine, ma per noi è disordine, ma invece è tutta una logica. Io metto il rovo perché la pecora non la mangi, non mi mangi, no? Se io metto il trifoglio me lo mangio subito, è chiaro. Allora, quindi direi che il concetto divino naturale, questo termine, assolutamente ha niente a che vedere con il vino. Però è partito talmente a missile questo nome, vino naturale, che tutto il mondo parla di vini naturali, che naturale ha niente a che vedere. Si dovrebbe dire a vini con limitati interventi. Low intervention wine, in inglese è molto più chiaro, no? Noi siamo sempre un po' bizantini. Per cui sfatiamo questo concetto, perché se noi lasciamo la vigna abbandonata, cioè noi non faremo mai il vino, lo daremo agli uccelli, no? O a qualcuno, quindi vorrei un pochino dirlo, questo concetto qua. Quindi vuol dire con interventi intelligenti, di esperienza, ma pochi, sia nella vigna, abbiamo sentito benissimo prima, la biodiversità, il terreno, diciamo così, terreno vivente, no? E poi in cantina noi seguiamo, non interveniamo, questo è molto importante. Per fare questo, e chiudo, bisogna avere del prodotto eccellente. Allora non tutti possono fare il vino naturale, lo dico proprio chiaramente. E allora dobbiamo fare degli interventi variamente invasivi. Non so, usiamo sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista di interventi chimici e via dicendo. Questo è un pochino riassunto, vi ho sconvolti? No, perché tutti naturali, dov'è che non vedete più scritto naturale? Ovunque, sostenibile, ecco un'altra parola. Cosa vuol dire sostenibile? È un termine moderno. È un termine moderno. Negli ultimi anni. Ecco, è un termine moderno. Cosa vuol dire sostenibile? Mi permetto, mi dà fastidio. Non che interno con Cisca, mi dà. Cosa vuol dire sostenibile? Non invasivo? Esatto, ma qualcun altro mi dà un'altra risposta. Si potrebbe sostenere autonomamente. Perfetto, allora nessuno di voi ha detto bene. Ecco. È un termine inglese, sustainable, e sustain è il pedale del pianoforte che sostiene, no, porta la musica, no? Quindi è un termine assolutamente fisico, musicale. Mi guardate? Sostegno non esisteva nel vocabolario italiano. Lei ha detto quindi bene. Sarebbe sostenere la natura, cioè come esatto, avere quindi amplificare nel produrre cibo, vuol dire amplificare i valori di lungimiranza e di durabilità. Ok? Quindi qualcuno suona, c'è qualcuno. Ok? Uno fa e il e si prolunga la nota musicale. Ma veramente no? Ok. Forse neanche sulla Treccani, adesso l'avranno aggiornata.
comunque noi portiamo sempre a casa quello nuovo. Bello. Allora, adesso ho perso quel roba là. Quindi, allora in sostanza, quello che abbiamo poi nel vigneto mondiale, usciamo un po' dalla nostra, ci sono due grandi serie. Le commodities, ossia filari lunghi 300 metri, tutto meccanizzato, tutto a posto, che produce anche costi contenuti, e secondo no? Originalità. Poi pensate alla bellezza, vivete in un ambito toscano che è la fine del mondo, scusate, io vengo qua. Avete capito che il mio accento non è proprio toscano, ma io vi sconvolgo. Io ho un nonno toscano, il papà di mamma era toscano, però io non. Allora, le produzioni di vino, non essendo un bene indispensabile alla nutrizione umana, richiederebbero un atteggiamento più responsabile e consapevole. Ecco, questo è il concetto fondamentale, no? Dobbiamo offrire un prodotto che entra, poi pensate, anche litigano molto i congressi mondiali, eppure hanno tutti un calice in mano, si osserva, bellissimo, no? Quindi vino emozioni, vuol dire parlarsi, quindi andrebbe nella direzione di niente, avanti, avete già, ci sarebbe da dire molto, il mio tempo sta per scadere. Prodotto altamente riconoscibile, valore di originalità, salubrità, sostenibilità, testimone di storicità, di bellezza dei luoghi. Sono questi i concetti, eh. Io direi che il mio tempo, ho sentito la campana. Vediamo, ecco, solo per dire, il vino naturale, vedete che l'ho messo tra parentesi, perché ci sono anche tanti furboni che scrivono vino naturale, insomma, è bello, perché non è ancora oggetto di legislazione. Allora il territorio deve essere la vocazione fondamentale, il terreno caratteristico di biodiversità vegetale ed animale, la storicità dei vitigni e la tradizione dei luoghi. L'agricoltura organica, qui abbiamo già avuto molto, molto, l'uva vinificata senza additivi o pratiche invasive, e attenzione anche la dimensione aziendale nell'ambito dell'artigianato. Uno che fa milioni di bottiglie non potrà sicuramente, quindi c'è anche un lesso. Se qualcuno è interessato di più, io ho anche scritto queste cose qua, eventualmente. Tutto quello che vi ho detto anche voilà, questo è il paesaggio specifico alla Magliosa. Abbiamo iniziato con un progetto anche ambizioso, siamo molto contenti. Io ho lavorato sempre nella ricerca per 40 anni nei centri di ricerca nazionale, frequentato, girato, ed ero sempre su questa linea qua. E sono felicissimo che finalmente, a distanza di decenni, oggi la sensibilità verso queste problematiche sia cresciuta molto e ci siano soprattutto i risultati e i prodotti. Sì, qui è un esempio stupendo, se vi può, ho prodotto tutto. Sto facendo un'esperienza bellissima qua da voi, perché io vengo tra Asti e Alba e noi siamo molto affollati, no, invece che avete degli spazi infiniti, perché è una natura bellissima ed è un grandissimo stimolo anche per noi. Comandi. No, è molto bello. Io ho vissuto molto in Emilia, sì, purtroppo sì, ho vissuto.